Al PTA di Trani non è in atto alcuna chiusura, non è in atto alcuna riduzione di attività, anzi il PTA di Trani sarà oggetto di una rifunzionalizzazione e di un potenziamento delle attività sanitarie già iniziate, finalizzate a migliorare quella che è l'offerta sanitaria sul territorio. In particolare è in fase di completamento il cantiere per la realizzazione del servizio dialisi con 12 più 4 postazioni. Inoltre a brevissimo verrà realizzata una RSA R1 in aggiunta a quelle che sono le attività presenti sul PTA, quindi non in sostituzione, quindi un RSA R1 con 20 posti letto che potrà offrire un servizio adeguato anche al territorio. E infine ci sono tutti gli investimenti del PNRR, alcuni già realizzati a potenziamento delle apparecchiature del servizio radiologico e altri invece che ci consentiranno di realizzare l'ospedale di comunità con 20 posti letto, la casa di comunità e la centrale operativa territoriale, che appunto proprio per il PTA di Trani sarà il centro hub di tutta l'ASL BAT, quindi un ruolo comunque importante. Pertanto io vorrei diciamo chiarire e vorrei soprattutto rasserenare i cittadini sul fatto che il PTA di Trani non è prevista alcuna chiusura e invito anche coloro che ricoprono dei ruoli anche di rappresentanza a fare dichiarazioni solo dopo aver verificato i fatti da fonti certe, perché altrimenti queste informazioni false, diffuse con mezzi di comunicazione, con media o social media, possono portare a allarmismi inutili e quindi diffondere anche un senso, diciamo, di confusione nella popolazione.